So che in tempi in cui diciamo le fake news vanno di moda, hanno cominciato a diffonderne anche su questo territorio per cercare di farmi sentire subito a casa, diciamo anche qui, così non sento troppo la differenza rispetto ad altre realtà, e quindi cercando in qualche modo di minare anche il mio rapporto con questa comunità e il lavoro che abbiamo svolto insieme a tanti colleghi in questi anni per tutelare ma anche per valorizzare l'autonomia speciale. Non c'è bisogno, diciamo, di smentire frasi che mi vengono imputate risalenti al 2014 a 4 anni di distanza, perché lo feci allora a 4 ore di distanza nel 2014, quindi diciamo in tempi non sospetti, per ribadire la verità dei fatti. Credo anche che siano state smentite dall'attività di governo con i fatti, non solo con le parole in questi anni. Mai nell'affrontare anche la discussione sulla riforma costituzionale abbiamo messo in discussione le regioni a statuto speciale, anzi, devo dire che il Partito Democratico, il governo di cui facevo parte, ha respinto proposte che andavano in quella direzione appartenenti ad altre forze politiche che sono nostri avversari in questa campagna elettorale, che erano all'opposizione in Parlamento. Credo che il Partito Democratico abbia sempre tenuto alla salvaguardia anche delle minoranze linguistiche, lo abbiamo dimostrato anche durante la discussione sulla riforma della legge elettorale, quando altre forze politiche hanno cercato invece di minare, diciamo, questo principio fondamentale. Farò alcune iniziative ovviamente anche negli altri territori dove sono candidata, anche per rispetto ovviamente alle altre regioni in cui c'è una candidatura. È ovvio che le zone in cui sei candidata nel collegio uninominale comportano un impegno massiccio e quindi una presenza più assidua rispetto ad altri territori in cui altri candidati sono, diciamo, nel collegio uninominale. Io credo che sia una scelta che ovviamente è una scelta del partito, come per tutte le candidature, non soltanto la mia. Voi sapete che ci sono altri candidati che non sono candidati nella città in cui sono nati o hanno fatto la loro attività politica, perché io credo che il partito nel suo insieme abbia il dovere di mettere in campo la squadra migliore, gli uomini e le donne migliori, e di metterli in campo anche nei ruoli giusti e nel modo migliore per poter vincere la partita. Nessun collegio è blindato, sicuramente in questo territorio il Partito Democratico, gli alleati e gli altri partiti sono forti, sono credibili, hanno dimostrato negli anni di poter ottenere consenso con la buona amministrazione, con la buona attività politica. Anche la Toscana è un territorio in cui obiettivamente il Partito Democratico è comunque forte e gestisce e amministra bene la regione, ma nessuna campagna elettorale è scontata da nessuna parte, occorre impegnarsi, occorre lavorare seriamente. Io credo che sia un modo anche per tenere un legame importante con un territorio che è davvero fondamentale nella scacchiera europea, e credo che i rappresentanti scelti per il territorio di Arezzo, che da sempre operano sul territorio, il deputato uscente era la prima legislatura e verrà ricandidato il deputato uscente, sia un buon modo con l'onorevole Donati per valorizzare anche il suo lavoro sul territorio, avendo, diciamo, mantenuto un impegno più costante su Arezzo in questi 5 anni rispetto a chi con incarichi di governo ovviamente spesso ha un profilo nazionale. Questo non vuol dire che non ci si sente impegnati per la terra in cui si è nati, in Avete cui si avuto vive, paura a e candidarsi quindi ad Arezzo? no, nessuna paura, è una scelta del Partito Democratico, nessuna paura. Io avevo messo a disposizione ovviamente la mia candidatura anche su Arezzo, anche su altri collegi, dopodiché io credo che sia giusto che la scelta sia del partito nel suo insieme, riguarda me, riguarda gli altri candidati, avviene, diciamo così, sempre. Cosa ne pensa dei suoi colleghi di partito che hanno scelto di non avere il cosiddetto paracadute nella proporzionale e come mai lei non ha pensato di farlo? Ma non è una scelta mia, ripeto, le scelte in un Ma di molta partito gente ha si fanno in modo condiviso. Io comprendo la scelta dell'onorevole Giachetti, anche lui peraltro candidato in un collegio diverso da quello di Roma, perché sarà candidato in Toscana, Sesto Fiorentino, quindi in un collegio diverso, diciamo, dal suo. Altri candidati, per esempio, hanno scelto di non correre sul collegio uninominale, il ministro Orlando, altri candidati non correranno sul collegio uninominale, quindi sono varie, diciamo, le scelte fatte all'interno del partito. Io credo che la scelta sia stata quella di un collegio uninominale per avere un contatto più diretto col territorio, per la possibilità di mettersi in gioco direttamente con una comunità. Dopodiché avere la possibilità, per esempio, di
avere una candidatura in Sicilia forse era un modo anche per valorizzare il lavoro fatto con il G7 nell'ultimo anno, che mi ha portato ad essere molto presente per esempio a Catania, Messina, Taormina ripetutamente, quindi avere anche un rapporto con quella comunità territoriale e quindi cercare anche di mettere in campo quella che è stata l'esperienza del governo soprattutto nell'ultimo anno per quel territorio. Io credo che di aver dato, diciamo, la disponibilità al partito piena anche per l'ipotesi di Arezzo, ripeto, è stata fatta una valutazione complessiva, sapendo che per una questione di età ovviamente la mia candidatura può essere soltanto alla Camera dei Deputati, sapendo quali erano le altre candidature, cercando di creare la squadra migliore perché tutti potessero essere valorizzati. Io le volevo chiedere come se la cava con il tedesco, se farà lezioni di tedesco, se crede che il PD possa arrivare al 25%, visto che i sondaggi non sono molto clementi, e niente, sono queste le domande. Non parlo tedesco purtroppo, se non qualche parola, ma sicuramente mi impegnerò a migliorare, diciamo così, la mia conoscenza del tedesco. Per fortuna possiamo, diciamo, affrontare anche in italiano la campagna elettorale, perché tutti i nostri cittadini e concittadini parlano perfettamente italiano e tedesco.